Ciao, buonasera e bentornati sul mio canale. Oggi la location è un po' diversa, come vedete, perché sono in vacanza nella bellissima Sicilia. E domani consegnerò questo lavoro, quindi vi chiedo scusa per l'audio un po' diverso dai soliti video e per la luce e la location. Ma ci tenevo tantissimo a mostrarvi questo nuovo lavoro. Il video avrà chiaramente due parti, quindi una in cui lo vedrete di notte, cioè adesso, perché sono le 11 e qualcosina. E un'altra chiaramente che girerò domani in cui vedrete meglio il lavoro di giorno. È un lavoro totalmente inventato che vede diversi protagonisti dei nostri film horror preferiti, perlomeno dei miei, e anche del mio committente. È stata una sorpresa, quindi domani saprò se sarà piaciuto o meno. E rispetto, diciamo, all'altro lavoro a tema horror è un pochino più piccolo, quindi è più basso, ha un piano in meno, ma lo definirei quasi più dettagliato. Poi magari mi direte voi anche nei commenti, vedendo anche il primo lavoro che ricordo, è sempre presente nel mio canale YouTube. Quindi questo è l'effetto che fa di notte. Chiaramente abbiamo il classico sempre nostro amato telecomandino, che può dare qualsiasi colore. Ecco, ve li faccio vedere un po' tutti. E anche tanti effetti. Quindi vi aspetto domani perché lo vedremo meglio, quindi alla luce del sole, dove vi parlerò anche dei vari dettagli. Ma intanto spero che lo possiate apprezzare così di notte. Grazie. Lo sto per consegnare, quindi sono strafelicissima, anche perché è una sorpresa, cioè, quindi veramente è una cosa molto bella quando arrivano e non sanno assolutamente cosa aspettarsi. Per cui, niente, volevo solo dirvi che le dimensioni, perché non vi ho parlato ieri delle dimensioni, quindi abbiamo 45 cm di profondità per 68 cm di altezza, o 72, adesso scusate ma non mi ricordo così al volo, e 65 cm di larghezza. E in questo caso appunto sono stati presi questi cattivoni di cui vedete probabilmente anche le scatole. Questa è la resa di giorno, trovo che sia molto bella anche di giorno. Poi le luci, che poi ieri non ve l'ho detto, le vedete ancora volanti, quindi con questi LED che si vedono, ma semplicemente perché questi due piani si staccano affinché poi il cliente, visto poi a maggior ragione che la sorpresa, può decidere dove e come mettere le action figure. E la stessa cosa vale per i LED all'interno della casa, quindi la parte inferiore glieli ho già chiaramente fissati, mentre questi che vedete così, cavallino si è suicidato giustamente, questi che vedete così sono così perché poi il cliente stesso andrà a sistemarli, ad attaccarli come meglio crede. Quindi niente. Penso di avervi detto tutto tra ieri ed oggi. Io vi ringrazio per esservi iscritti, ringrazio soprattutto i nuovi arrivati nel canale e anche chi mi segue da sempre e chi commenta, perché ci sono 4-5 ragazzi che vorrei pubblicamente ringraziare. E niente, vi auguro buone ferie perché io da oggi sono ufficialmente in ferie nella bellissima Sicilia. Ciao!